Poco più di 4 kg di marijuana sequestrati per un giro che in poco più di 2 settimane ne ha trattati almeno 6 kg che avrebbe fruttato all'incirca 30.000 euro. Teatro del maxi sequestro di stupefacenti la Val d'Arda ed in particolare Fiorenzuola, dove di fronte ad alcuni bar del paese, in pieno centro alla luce del sole, avvenivano le trattative tra un gruppo di albanesi, rivenditori di marijuana e alcuni ragazzi residenti della zona. I compratori, pronti a spacciare la droga con il dovuto rincaro di prezzo, nelle sagre in programma nei prossimi giorni. Arriva la bomba di Breivik, la frase intercettata dai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza e che avvertiva dell'imminente arrivo di una grossa quantità di marijuana. Dopo alcune indagini le forze dell'ordine hanno fermato un 27enne residente ad Alseno, incensurato. Sull'auto dove lo aspettava una ragazza di 24 anni residente a Fiorenzuola è stato trovato in una borsa un amplificatore musicale, all'interno farcito con più di un chilo di droga. Gli accertamenti sono proseguiti e hanno portato alla perquisizione di quello che era considerato il boss della gang degli albanesi. Un 24enne nella cui casa di Castellarquato, nascosta in soffitta sotto un cumulo di cipolle, sono state trovate 2 grosse sfere di marijuana avvolta nella carta stagnola. Altro quantitativo d'erba è stato rinvenuto in casa di un altro giovane italiano di 23 anni residente a Lusurasco. Il 27enne di Alseno e il ragazzo albanese sono finiti in manette per spaccio di stupefacenti, mentre la ragazza e il 23enne di Lusurasco sono stati denunciati a piede libero. Appena siamo venuti a conoscenza di questa emergenza, di questa partita di marijuana che aveva investito la Val d'Arda, ci siamo attivati e a conclusione di articolati servizi di osservazione e pedinamento nei confronti di quelli che poi sono risultati essere effettivamente gli autori di questo giro di spaccio. E abbiamo fatto questo ingente sequestro, nonché abbiamo indagato 4 persone. Un giro che poteva fruttare in 15 giorni circa 30.000 euro e che avveniva comunque alla luce del sole. Sì, la sensazione è questa, perché il fermo di questi soggetti è avvenuto in pieno pomeriggio, tra l'altro in centro a Fiorenzuola, e con comunque una presenza delle forze dell'ordine che c'è, oltre che quella dei carabinieri di Piacenza ci sono anche le forze dell'ordine del posto che operano anche in questo settore, ma i giovani evidentemente forse in questo caso presi dalla foga di fare denaro, di farlo facilmente e di sfruttare quindi la possibilità di incontrarsi in questi bar, vanno contro ogni pericolo senza preoccuparsi delle conseguenze.